Agrigento domani 1 maggio si svolgerà nella Valle dei Templi la quarta edizione della Coppa Italia Giovanile di Mountain Bike. Oggi conferenza stampa di presentazione. Le interviste di Gaetano Ravanà. Siamo alla vigilia di questa edizione agrigentina che possiamo già definire un'edizione da record. Sì, questa è la quarta edizione che si svolge ad Agrigento, in Sicilia è la quinta perché la prima si è svolta a Mussomeli. Siamo molto stanchi ma tanto soddisfatti, scenderanno tutti i comitati, tanti saranno gli atleti siciliani e quindi sicuramente domani sarà puro divertimento. Il tempo, per fortuna, le condizioni davano pioggia, ma tranne un po' di vento le condizioni meteo sono dalla nostra parte, quindi speriamo che vada tutto bene e buon divertimento a tutti. Sport a livello nazionale con il turismo vanno di pari passo perché in questi due giorni di Agrigento con la Coppa Italia di mountain bike le presenze si sono moltiplicate. Ma infatti ne siamo grati a tutti gli organizzatori illuminati come Totò D'Andrea e in passato anche altre manifestazioni hanno riempito gli alberghi cittadini, le strutture ricettive cittadine, quindi ben vengano queste manifestazioni. Certo, il binomio sport-turismo è un binomio inscindibile che ad Agrigento trova la culla naturale diciamo, per il massimo della sua espressione. Sono manifestazioni che sicuramente vanno aiutate, vanno agevolate in ogni caso, perché se voi pensate che solo questa manifestazione, così come le altre in passato, portano più di 1.000 ad acquistare 1.000 pernottamenti nella nostra città, credo che facciamo bene il nostro lavoro di amministratori quando ci spendiamo per aiutare questi, ripeto, illuminati organizzatori. Volevo ringraziare tutti i partecipanti, in rappresentanza di 13 regioni con 200 ragazzini circa, che per la quarta volta ci onorano di presenziare questa Coppa Italia, organizzata in maniera egregia come sempre dal SD Racing Team di Agrigento. In qualità di presidente è chiaro ed evidente che sono molto onorato anche per la location in cui riusciamo a far correre questi ragazzini, che è un posto probabilmente unico in tutto il mondo.